siamo in quella che è la settimana forse più bella dell'anno vigentino, la settimana della sagra dell'anno con fiore, come si chiama adesso l'anno con fiore, sottotitolo sagra, eccetera, eccetera. È un momento gioioso, festoso, in cui si dà proprio contezza fisica, materiale. Prefetto, sindaco, autorità civili, scolastiche, ringrazio il presidente della fondazione, il direttore del museo, ringrazio anche i presenti e chiaramente i consoli, i nostri crediti ospiti e consiglieri delle delegazioni che oggi vengono qui ad Agrigento in questo momento particolare. Ringrazio i presenti, ringrazio i giornalisti perché comunque è anche un orario un po' scomodo, però per incastrarlo in tutte le manifestazioni che ci sono in questa settimana, che è la settimana più significativa anche per Agrigento dal punto di vista proprio del tema che trattiamo, quindi dell'integrazione, dell'accoglienza, della... Il corso dell'energia ai creati del sede stabilizzato tutti i nostri paesi, perché noi abbiamo un paese che importiamo energia elettrica, gas da paesi esteri, abbiamo subito sostanzialmente un raccolto, e da là nasce l'idea del piano Mattei, del famoso piano Mattei. Piano Mattei dove naturalmente l'Italia e conclusione. Allora, nell'attesa di ripristinare la possibilità di intervenire, io darei la parola al dottor Veneziani per il suo. Ringrazio il sindaco Micichè, gli assessori sulla Cantone, il presidente della fondazione, professor Minio. Internazionale è possibile affrontarle le sfide e conseguire i risultati necessari. L'emergenza energetica, la crisi climatica ci impongono di trovare tutti insieme soluzioni che assicurino il benessere alle nostre società e che preservino il futuro delle future generazioni, verso le quali abbiamo grande responsabilità. Lo diceva la È stata sempre, già bambino, me la ricordo come un luogo di pace, di scambio. E quindi la festa della pace, cioè oggi abusiamo di questa parola, la pace, ne parliamo tanto, la desideriamo tanto, però celebrarla attraverso una manifestazione, e Agrigento lo fa da tanti anni, mi pare anche questo un momento importante e un momento di cui andare fieri. Perché al di là della festival del folklore, no? Bisogna porre grande attenzione alla presenza di tanti popoli e allo scambio, allo stare insieme. Poco fa si diceva.